Esordio vincente per il nuovo corso della Vibonese che parte da questa stagione. Come un copione ben scritto, la compagine del presidente Caffo, rinnovata sia a livello societario che tecnico, regala una partenza da sogno. Spalti pieni, entusiasmo ritrovato, ritorno del tifo caldo quanto il clima tipicamente estivo di questa domenica di settembre e squadra che scende in campo, carica e bella a vedersi. Partenza e subito gol. Dopo nemmeno 40 secondi la Vibonese è già in vantaggio. Ciotti si avventa sul cross di Convitto e di testa batte l'incolpevole Ianni. Quella di Ciotti è la ciliegina che serviva a rendere appetitosa la torta di questa domenica vibonese. La sua è una storia da raccontare. Partito 2 anni fa da Vibo Valentia lasciando un buon ricordo, una volta tornato mette la firma sulla prima gara con una strepitosa doppietta. Infatti il 2-0 finale è ancora una perla del figlio il prodigo, un minuto dopo il 16° del secondo tempo e Ciotti a concludere in rete l'ennesimo affondo dei ragazzi di Mister Boucher che confezionano occasioni in serie. La Vibonese dunque apre con una vittoria in campionato, strappando applausi convinti ai tifosi, tornati numerosi, ma ancora non abbastanza, sugli spalti del Luigi Razza. I ragazzi sono stati molto molto bravi perché era una partita molto rischiosa, la prima in casa, avevamo fatto una rifinitura venerdì che non ero soddisfatto, però ci può stare, ma non ero preoccupato, perché poi quando hai un gruppo di ragazzi che per quasi 2 mesi, da quando abbiamo iniziato il primo giorno, si allenano a 2000, testa bassa, e stanno creando un grande gruppo, e per un allenatore deve essere solo un vantaggio, quindi ripeto, sono molto molto soddisfatto, ti ripeto, rispetto anche a domenica in Coppa Italia, hanno fatto un passo in avanti i ragazzi. No, vabbè, diciamo che sono stato via un anno e mezzo, però è come se non me ne fossi mai andato, dai. È stato emozionante, è stato molto molto bello, perché in questo periodo ho sofferto davvero tanto stando a casa e stando allenandomi da solo, e quindi diciamo che questo sono i sacrifici che vengono ripagati. C'è una voglia di riscatto e di riconoscimento? C'è tanta voglia di riscatto, soprattutto perché sono stato male io, è stato male chi era a fianco a me, e perché giustamente quando sto male trasmetti anche a loro brutte sensazioni. Quindi adesso sono felice e come hai detto tu, c'è tanta voglia di rivalsa. Questo gruppo è veramente eccezionale perché ci sono ragazzi dal più piccolo al più grande che dal martedì al sabato si allenano a 3000 nel vero senso della parola. Corrono, lottano e infatti, come si dice, se tu affronti bene la settimana, la domenica difficilmente farai male. E infatti questi ragazzi sono eccezionali e mi hanno accolto in un modo veramente bello, mi hanno fatto, diciamo, sentire subito di nuovo a casa e li ringrazio davvero tanto.